È arrivata la notizia che il TAR ha riammesso a scuola anche le superiori, la regione dovrà quindi adeguarsi entro il 1 febbraio. La giustizia amministrativa ricorda al Presidente della Regione che esiste uno dei diritti costituzionali più importanti, che chiaramente è compresso dalla pandemia, ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva. Soprattutto il Presidente della Regione è stato bravo ad essere il primo in un triste primato, visto che lui ricorda spesso i primati, cioè quello della Regione che ha per ultima aperto la scuola dopo l'estate e che per prima l'ha chiusa. Quindi di fatto ha contribuito pesantemente a un affievolimento significativo della garanzia del diritto a tutti. Settimana prossima porterò al Ministro dell'Istruzione i dati sulla dispersione scolastica, sono terribili. Bisogna essere consapevoli che la DAD non arriva ovunque, è chiaramente strumento indispensabile in pandemia, quindi non è che sto banalizzando la questione, ma credo che qui troppo frettolosamente si è ritenuto che la scuola dovesse essere il luogo primo da sacrificare subito. Non c'è luogo totalmente sicuro dalla pandemia, ma anche lo stesso CTS ha detto che sicuramente tra i luoghi più sicuri c'è la scuola. E qua non c'è un ente che vale per tutti e non ci sarà mai il luogo della prontezza assoluta e della perfezione. Noi siamo pronti a partire, perché si è fatto un lavoro, devo dire, secondo me molto proficuo in questi mesi tra prefettura, comune, dirigenti scolastici, direzione regionale scolastica, aziende dei trasporti e tutti gli altri enti interessati per cercare di garantire al meglio tutti i servizi connessi alla scuola, trasporto, distanziamento, differenziazione di orari. È chiaro, prima si parte, prima si tarano anche le eventuali correzioni che si devono fare. Mi sento di dire che Napoli ce la può fare come ce la può fare una città del centro o del nord. È difficile, ma è una sfida che dobbiamo cominciare ad avere.